Allora, grazie Presidente. Dunque, tengo a precisare che alla fine del comma comunicazioni presenterò due ordini del giorno. Inizio però da altro, inizio da altro riguardante appunto la questione che andremo di cui andremo a parlare tra poco in seduta segreta sullo stato di avanzamenti degli accordi. Io vorrei capire, segretario, una cosa, perché ho ricercato anche, non so se fosse una sua intervista o se fosse un suo riferimento fatto in Consiglio Grande Generale, me ne duolo, ma non riesco a ritrovare il pezzo. Lei fece riferimento, se non sbaglio, appunto, o in un'intervista o in consiglio, al fatto che contestualmente a questo percorso di adesione, semplifichiamo, io lo chiamo sempre adesione anche se non lo è, europea, sì, quello che è, c'è anche sul piatto la questione degli accordi del 39. Se non erro, però, ripeto, potrei sbagliare, in quell'intervista una sua iniziativa, disse che quegli accordi comunque con l'Italia dello secolo scorso sono legati a stretto giro. Questo è il comma numero 2, il segretario farà. Vorrei un informe. Siccome il discorso è ampio, sì, va bene, è lo stesso, ho 8 minuti, segretario, presidente, abbia pazienza. No, volevo sapere se, siccome era sì, comunque secondo me si può parlarne anche in comma comunicazioni, abbia pazienza. Volevo solamente sapere dal segretario, visto che l'ha fatto in un comma comunicazioni o in un'intervista, in cosa questi accordi italo-sammarinesi sono strettamente collegati con la questione degli accordi invece in ambito europeo, perché mi pare che non si sia dato contezza di che tipologia, appunto, dopo magari lo spiegherà, però vorrei una conferma. Altra cosa in merito a questo argomento. Sempre dalle sue affermazioni, il percorso sta per concludersi. Lei dice che entro il 2019 dovrebbe chiudersi la partita. Io vorrei che lei si esprimesse pubblicamente, per quello che lo chiedo di nuovo in comma comunicazioni, sulla possibilità evidente, una volta raggiunta, insomma, la quadra, di fare un referendum confermativo, perché ancora questa cosa qui non è emersa da tante parti, se non come spirito di iniziativa, ma tra dire e fare si è rimasta in mare. Altra cosa, gli ordini del giorno, scusa. Mi duole anche tornare nuovamente sulla questione delle famose residenze elettive. Allora, c'è una delibera del 30 di ottobre del 2018, che è la prima in assoluto, fatta ai sensi dell'articolo 16 bis, comma 1, lettera B, della famosa legge in cui vengono istituite le residenze elettive, per la prima volta fatta attraverso la possibilità di chiedere la residenza elettiva attraverso il deposito infruttifero è vincolato per la durata di 10 anni non inferiore ad euro 600.000. E questa persona è una persona russa e indipendentemente poi dalla provenienza, a me poco importa, però si sta evidenziando anche attraverso le pratiche di concessione di residenza che ci sono anche in questa commissione, anche in questa sessione, diverse persone che provengono e vengono ad investire a San Marino. Allora io chiederei al segretario, visto che a fronte delle numerose difficoltà interpretative e attuative, soprattutto di chi non è nel Congresso di Stato, perché ricordo che la residenza elettiva fa capo esclusivamente a una decisione del Congresso di Stato attraverso il deposito di tutte le documentazioni dei richiedenti al Dipartimento Affari Esteri. Per cui questo, dal mio punto di vista, ma tanto il segretario lo sa già, è un enorme gap che le istituzioni hanno nei confronti di una trasparenza del genere. Quindi io le chiedo in questo caso, in base alla nuova residenza, visto che oltretutto la richiesta di venire a fare una relazione
in commissione esteri è trimestrale, ma abbiamo visto anche come vengono portate le pratiche, ossia è semplicemente un foglio di Excel con la data della delibera e nient'altro. Abbiamo già assistito ad esempio da Liturchi, che era inserito con un regime di residenza elettiva, per poi casualmente scomparire perché erano finiti i termini. Per cui io chiedo al segretario, in questo caso riferimento al signor Amir Bedrentinov, o come si dice, maggiore chiarezza, dove ha inserito il famoso fondo infruttifero, in titoli di Stato sammarinese o in un fondo appositamente istituito dall'eccellentissima Camera? E questo lo dico proprio perché do lettura dell'ordine del giorno che secondo me dovrebbe essere accettato, chiedo che possa essere messo in votazione subito, perché appunto ci sono delle lacune che la Commissione Esteri in primis, ma in generale coloro che fanno parte del Consiglio Grande Generale, non riescono a capire, essendo semplicemente in commissione una presa d'atto, quindi essendo tutte le documentazioni lasciate in carico al Dipartimento Esteri e arrivando semplicemente come presa d'atto alla Commissione Esteri, per poi, come ad esempio la questione di Ali Turchi, non arrivare mai sostanzialmente e non capire quali sono le prerogative per cui era stato concesso dal Congresso di Stato, esclusivamente dal Congresso di Stato, quindi bypassando tutti gli altri organi di controllo previsti, come può essere il Consiglio dei 12 piuttosto che la Commissione Esteri, non dando modo di avere contezza di cosa queste persone vogliono fare. Per cui leggo l'ordine del giorno che abbiamo firmato come rete, Partito Socialista e PDCS. Considerata la legge 94-2017, in particolare l'articolo 19, introduzione dell'articolo 16 bis nella legge 28 giugno 2010 numero 118 e successive modifiche con particolare riferimento alle residenze elettive, valutato che nei riferimenti spettanti trimestralmente al segretario per gli affari esteri verso la commissione consigliare permanente affari esteri e immigrazione come previsto dal comma 14 della summenzionata legge, non emergono altro che prese d'atto con l'evidente impossibilità di poter accedere ad alcuna documentazione meritoria, affinché l'intero arco parlamentare, non solo quello circoscritto dai commissari della citata commissione permanente, possa svolgere valutazioni di merito più efficaci, la commissione consigliare permanente affari esteri, immigrazione impegna il governo al diritto di poter accedere e prendere visione delle intere documentazioni attestanti le richieste pervenute e depositate presso il Dipartimento Affari Esteri per entrambe le tipologie indicate dalla suddetta legge 94-2017. Prego per la lettura, per la conclusione della lettura. Della suddetta legge 94-2017, articolo 19, comma 1A e 1B. Appunto, questo è una richiesta di un ordine del giorno. L'altro ordine del giorno che avevo presentato fuori tempo massimo, non era nelle circostanze l'altra volta, è, ne do lettura poi magari qui. Allora, sul primo ordine del giorno chiedo la cortesia di poter metterlo in votazione in questa sessione. Il prossimo si può anche evitare. In merito alla recente dichiarazione a mezzo stampa fornita dal segretario di Stato per gli affari esteri e precisamente all'agenzia di informazioni Reuters sulla paventata possibilità di accedere ad un prestito di 300 milioni dal Fondo Monetario Internazionale per mettere in sicurezza il nostro sistema bancario, la Commissione Esteri impegna il segretario di Stato a riferire nella sua prima seduta utile su tali dichiarazioni. Ovviamente si intende in Commissione Esteri. Questi sono i due testi che andrò a depositare e mi aspetto delle risposte da parte del segretario. Grazie.